Benvenuti al Circolo Canottieri Tevereremo. Siamo per assistere alla quindicesima giornata del campionato di serie C2, girone D, la partita è fra la Tevereremo, squadra ospitante e Casal Torraccia, squadra degli ospiti, ancora Signorelli Panuccio tenta la conclusione. Il pallone in rete, la palla finisce in rete, il gol della Tevereremo, Tevereremo in vantaggio. Da queste due squadre ci si aspetta ovviamente una reazione d'orgoglio visti gli ultimi risultati. Intanto, Guancioli prova a impegnare il portiere avversario Novelli, potrebbe in qualche modo rilanciare le sue ambizioni. Ora calcio d'angolo: schema che funziona. Calcio d'angolo: il pallone, grandissimo l'intervento. Damiani si posiziona sul secondo palo al centro c'è sempre Diaco conclusione di Mastro Giacomo e il tiro effetto che sorprende il portiere Gallori viene beffato sul suo palo un gol spettacolare con la conclusione di interno destro ha trovato l'unico pertugio possibile per mettere questa palla in rete tutto da rifare per la Tevereremo che ha Diaco Ancora Croce e il gol di Croce, la conclusione, di esterno destro, di esterno destro, croce, semina il suo avversario. Manca e calcia in porta. Gallori battuto. Parte da rincorsa di Castelli. La conclusione, il palo! Il palo da parte di Castelli, che poi riprova la conclusione. Poi riesce a gestire il pallone. Supera numero 2 Vallemani, poi pala ancora per Vallemani che tenta la conclusione a rete, spensierata la partita. Ora Diaco si accentra. Panuccio che ha fatto il suo ingresso. Roberto Panuccio è rientrato, devia il pallone fuori. Ora la palla ancora verso Mastro Giacomo. La conclusione. Novelli Gallori, scusate, para il pallone. Ora ripartezza 3 contro 2, Zocchi va alle mani, tenta la conclusione a rete col sinistro, il pallone che finisce al lato, a ritmi eh, sempre molto serrati. Ora la conclusione di Castelli, pallone per Panuccio, Castelli cerca la conclusione, la deviazione da parte di Pala alla sosta sul risultato di 2 a 2. Il gol, una conclusione fortunata. Il gol di Castelli per gli uomini della Tevere Remo. La conclusione dalla sinistra con un destro velenosissimo. Novelli non riesce a bloccare il pallone. Damiani, un, una, un pallone rischioso. Castroni, Novelli para il pallone. Alla battuta del calcio piazzato. Uno schema, il pallone da Salvatori, poi a pala c'era Saro. Pallone che però si perde. Salvatori non riesce a gestire palla su Castroni. La conclusione di Castelli, finisce sul palo dopo la deviazione di Vallemani, calcio d'angolo ancora in favore della De Remo Con Castelli che trova il secondo palo. Giocare bene il pallone. La conclusione di Mastro Giacomo tenta direttamente la conclusione in porta intercettata dagli uomini della Casal Torraccia ora pala davanti a sé. Un avversario va alle mani. La conclusione col destro. La parata di Gallori Tra... semina un uomo supera. Mastro Giacomo. Non, non la seconda volta. Il pallone per Diaco. Il palo palo di Diaco. Pallone filtrante per il numero 10 Guancioli. Pallone deviato da Mastro Giacomo in angolo. Manca tenta la botta. Croce, il... lancia il pallone lontano. Castroni che intanto ha effettuato il suo ingresso in campo. Signorelli e la palla in rete. Il gol di Signorelli. La percussione di Castroni e Signorelli si trova al posto giusto, al momento giusto per scaricare il pallone in rete. Usciti dai suoi piedi sono usciti un quarto delle realizzazioni della squadra. Alla battuta va Mastro Giacomo, Mastro Giacomo contro Gallori, Mastro Giacomo. Al tiro, la palla in rete, il gol di Mastro Giacomo Gallori battuto il tiro clamorosamente potente, Castelli. Può andare. Alla battuta del tiro libero, Novelli tra i pali. Ancora discussioni tra Signorelli e Mastro Giacomo. L'errore clamoroso di Castelli, sul quale si conclude la partita: 3 a 3 tra Tevereremo e Casalto Torraccia. Siamo con Capitan Signorelli, autore di una bellissima rete di forza. Che ne pensi? La Tevereremo ha perso due punti e ne ha guadagnato uno. No, sicuramente credo che, insomma, due punti persi. Due punti persi perché insomma, al 5 della fine stavi sopra, hai preso un gol evitabile su un fallo stupido che secondo me nemmeno c'era. Poi abbiamo avuto l'occasione per vincere sulla libera e abbiamo sbagliato. Alla fine c'è il rammarico perché la vittoria era, era insomma vicinissima. Pensi che sia stata mancanza di carattere o troppi errori sotto porta? Carattere no, perché adesso siamo, siamo in forma, abbiamo. Affrontato buone partite, di fronte c'è una squadra che si è ripresa perché Mister Lelli, messi un grande allenatore, l'ha rimessa in carreggiata. Quindi, una squadra ostica. Sicuramente c'è la mare in bocca perché eh, possiamo vincere. Non credo di mancanza di carattere, ma forse di attenzione, potremmo chiudere la partita prima. Grazie a Signorelli, in bocca al lupo. Siamo qui con Mister Lelli, la squadra sembra ripresa sotto la tua, la tua cura. Che ne pensi oggi? Grande prestazione, un punto guadagnato. Beh, il Tevereremo è una grandissima squadra, è un ottimo allenatore e mi è piaciuto l'approccio del secondo tempo, il primo tempo non mi è piaciuto molto e sì stiamo migliorando di settimana in settimana, stiamo lavorando, i ragazzi sono incomiabili, e sono attenti sotto tutti i punti di vista, a livello tattico si allenano con molta voglia, questa è la cosa che mi fa ben sperare. E... Un punto guadagnato, sì, perché poi alla fine, all'ultimo minuto, abbiamo avuto due occasioni clamorose per fare il 4-3, poi tiro libero per loro. E martedì scorso sono uscito dalla coppa proprio per un tiro libero all'ultimo secondo, e ho detto eh pure oggi si perde all'ultimo secondo, invece fortunatamente è andata meglio. Sono molto contento del percorso che stanno facendo i ragazzi. Ci si può salvare? Eh, noi ci proviamo, eh, anche le altre squadre. Eh ci provano, stiamo un pochettino dietro, ma se questa è la voglia, questa è l'intensità, ci sono buone speranze. Ringraziamo Lelli e in bocca al lupo.